intervento arriva tra l'altro dopo quello di Leon, che è stata una appunto delle buone pratiche. Una delle buone pratiche che abbiamo inchiostato a Milano con la ricerca Common Fair Pie News, e che insomma forse meglio delle parole che potrebbero usare coloro che si sono mossi nella veste, in questo caso dei ricercatori attivisti, come noi siamo, io in specifico sono, no? E che mi sono sempre mossa all'interno di un piano di ricerca militante, no? Quindi, però insomma questa ricerca l'abbiamo condotta insieme, no? Quindi è fondamentale che la parola innanzitutto sia loro nel descrivere quello che fanno. Comunque ovviamente sono qua anche per raccontarvi un po' quelle che sono state delle tracce che abbiamo insieme alle buone pratiche e ai soggetti che abbiamo inchiestato ritenuto di individuare. E parto dal fatto che concludendo l'ultimo convegno di Effimera fatto 2 anni fa, che si intitolava Sovvertire l'infelicità, avevamo già lì provato a tracciare alcuni punti. Ritenevamo infatti che l'esperimentazione del comune in atto sul territorio potessero rappresentare una strada possibile di possibile costruzione di alternative, forse non proprio di felicità, però una freccia testardamente e generosamente puntata verso l'immagine di un mondo più desiderabile. Questo processo, appunto, già in atto da tempo, va articolandosi e complessificandosi. La ricerca Common Fair Pie News ci ha offerto l'occasione per addentrarci sul tema e appunto notiamo forme appunto, che potremmo chiamare di micro rivoluzioni anche negli spazi sociali, con un'offerta che si è amplificata rispondendo sempre più precisamente a bisogni resi urgenti dalla crisi economica e dai tagli allo stato sociale, con interventi appunto sull'abitare, con scuole dopo scuola auto-organizzati, mense popolari, orti comunitari, ambulatori popolari, palestre popolari, un fiorire di autoproduzioni culturali, no? E questo è solo per citare alcuni esempi. Se agli esordi tale processo rispondeva alle richieste di una comunità precisa di riferimento, no? Quasi una nicchia, in qualche caso marginale, oggi l'offerta viene colta da un pubblico sempre più vasto, dai quartieri, dai lavoratori e dalle lavoratrici che attraversano i quartieri, dai giovani, dagli studenti, dai migranti. Possiamo dire dunque che se per rivoluzione noi intendiamo una modalità del dominio del possibile e di autonomia di pratiche, ebbene, esse appartengono al momento a questo genere di azioni che appunto abbiamo incontrato anche durante la ricerca. Esse fanno talvolta fatica a sostenersi, talvolta la replicabilità non è semplice perché dipende anche da specificità locali e dalle forze, lo diceva prima Leon, no? Dalle forze, quindi anche dalla militanza, dall'attivismo, che appunto non va confuso col lavoro gratuito, no? Cioè dalle persone che sono disponibili a sostenere tali azioni. Qualora inoltre non crescano nell'alveo della legalità formale, tali esperienze sono spesso oggetto di repressione, eppure riempiono un vuoto immenso nella domanda appunto di servizi e di cultura, fuori da un mercato che privatizza e segmenta le possibilità di accesso, dunque pone barriere alle possibilità del vivere.
E se sono una zeppa, in qualche modo, rispetto alla traslazione completa del welfare in un modo della produzione, come oggi appunto lo chiama Carlo Vercellone, appena uscito un suo libro proprio con questo titolo. Rispondono dunque anche al desiderio di attivazione dei soggetti stessi che le mettono in atto, che le inventano, incanalando una ricchezza di saperi, di competenze, affetti, piacere nel fare, che non vengono affatto accolte dal sistema o che vengono cambiate di segno, si svolgono in assenza di autonomia reale, benché l'impiego sia mobile, flessibilissimo, privo di tutele, e in assenza di qualità del lavoro e del senso di ciò che viene svolto. Non c'è autonomia nel lavoro autonomo, è un po' un paradosso, no? Una contraddizione in termini, ma è esattamente così. Più precisamente spinto alla coazione al lavoro da un welfare che non garantisce autonomia economica nella tendenziale gravità generalizzata del lavoro, che vede molti fattori corresponsabili, ma gode anche del dumping garantito dal generalizzarsi della precarietà che si stratifica ormai su più generazioni. Tutte e tutti ci siamo insomma domandati come continuare a vivere in un mondo di guerra totale come quello nel quale viviamo. E ci siamo risposti che era necessario valorizzare una nuova politica a partire da rivendicazioni che si muovono sempre più precisamente sul terreno della vita. Il terreno della vita e il terreno del tempo, lo citava anche Madù nella sua introduzione, sono i principali campi di battaglia della politica contemporanea, proprio perché sono i campi dove più si allarga la capacità estrattiva sussuntiva del capitale, già capace di fare a meno del lavoro salariato, proprio perché ha saputo e sa allargare i processi di accumulazione al vivente, alle interazioni umane, al welfare, alla cura. Dunque non so se è radical chic occuparsi del problema del tempo, perché esso è da vicino connesso al problema del reddito e dunque ancora una volta e soprattutto alla rivendicazione di una vita che non sia solo sostenibile ma sia desiderabile. Dal mio punto di vista è questa la proposta politica che già viene data allo stesso livello e proprio da questo genere di attivazioni che vediamo, che abbiamo mappato, in una di esse siamo ospiti, e che è certamente ancora informe, non sempre capace di individuarsi, ma che certamente fa anche paura al potere, il quale prova a ricomprenderla occupando immaginari a partire dalle stesse parole, che ancora anche queste vengono cambiate di segno: innovazione, comunità, creatività, bisogni. Le esperienze di cui parliamo sono potenzialmente in grado di creare rapporti di forza, di sviluppare un confronto anche con le istituzioni, a partire proprio dalla capacità autonoma del fare, quindi commonfare, nodi di un tessuto reticolare ancora da connettere, stretti tra necessità di sopravvivenza e repressione. Da questo punto di vista la ricerca Commonfare Pi News sta lavorando, oltre che appunto con dei passaggi che già abbiamo fatto, di ricerca-azione su un piano con ricerca dinamico insieme alle forme cooperative auto-organizzate, comuni, mutualistiche, per il momento individuate sul territorio di Milano e anche di Roma, ha come scopo proprio la creazione di una piattaforma, come ci spiegava Chiara Bazzetti, dove raccogliere e connettere tali pratiche per potenziare tale rete, no, tale tessuto reticolare, rendendo possibile proprio quel processo di individuazione e riconoscimento necessario alla creazione di forza e di capacità contrattuali maggiori.
Dunque, questa è una cornice a cui voglio aggiungere qualche punto che appunto ho derivato dall'inchiesta sul campo, come dicevo, condotta insieme alle buone pratiche milanesi che sono state SMS, Macao, Ambulatorio Medico Popolare, Sopra Sotto, Unità di Produzione e il Mafio. E vado per punti. Il primo punto è della riproduzione sociale. Il piano della riproduzione è il contesto dove si è aggiornata la dinamica dello sfruttamento contemporaneo fondato sull'appropriazione di beni naturali, facoltà umane, del pensiero, del linguaggio, del corpo e cooperazione sociale, dando rilievo al carattere sociale, relazionale della produzione del presente, pur non esaustiva, della totalità delle dinamiche produttive contemporanee. Ovviamente le analisi femministe sulla riproduzione sono fondamentali per rimarcare la necessità di collocare la sfera della riproduzione all'interno dei processi produttivi. Oggi vanno ulteriormente aggiornate, ma insomma non è un caso, secondo me questo è un inciso, che l'unico movimento che si sta muovendo in Italia e a livello globale sia quello di Non Una di Meno, che si muove direttamente sul tema delle rivendicazioni sul terreno riproduttivo, no? Quindi tempo, reddito di autodeterminazione, diritti, libertà di scelta, salute, welfare, qualità della vita. E chiuso con l'inciso, le storytelling delle buone pratiche inchiestate ricostruiscono, restituiscono pienamente questa consapevolezza e dunque insistono sulla necessità di ricentrarsi sulla vita e sulle relazioni, politicizzando completamente tali dimensioni. Quel carico di affettività, socialità, capacità relazionale e comunicativa che il precario post-fordista di prima generazione, come l'abbiamo chiamato all'interno del rapporto di ricerca, del primo rapporto di ricerca steso, era ancora disposto a immettere nel processo produttivo, appunto questo carico di affettività, di socialità, di capacità relazionale, sembra riversato in buona parte fuori e oltre la sfera lavorativa, riconfigurando di fatto l'attrattiva del lavoro, limitandola alla sua capacità residua di gestire la riproduzione materiale dell'esistenza. Il precario emergente, figlio della crisi e della regressione economica degli anni 2000, non fa più rinvio a un passato che fu e che si dovrebbe difendere, esce dagli schemi dell'epoca del post, si presenta come pre che comincia a farsi avanti e in questa condizione si produce un mutamento continuo di forma che offre un interessante terreno di indagine per esplorare le nuove frontiere del rifiuto del lavoro. Quindi casa, reddito, tempo per il rapporto più equilibrato con la natura, con ciò che mangiamo, con la cultura, con la socialità, sono alcuni dei bisogni diffusi che appunto vengono raccolti dalle buone pratiche inchiestate e che potrebbero sempre più trovare un'espressione congiunta, mescolandosi in un'amalgama in grado di essere parola viva in un nuovo discorso politico. Contrappunto questa traccia, derivata da ciò che abbiamo raccolto con la ricerca Comof, con le parole di Lucia Bertel in un libro che si intitola Lavoro eco-autonomo. Lei scrive: all'atteggiamento strumentale o espressivo con il quale si guarda tradizionalmente al lavoro si vanno associando altre attenzioni relative ai legami sociali, all'impatto sull'ambiente, alla compatibilità tra vita e lavoro. Passo al secondo punto, del precariato. Il precariato rappresenta in questo quadro senza dubbio una configurazione sociale di rottura rispetto all'universo del lavoro delle epoche precedenti, dove tra l'altro l'impronta maschile è stata prevalente. C'è però una spaventosa tensione, ma interessante, nella precarietà esistenziale del lavoro cognitivo,
Da un lato lo scardinamento del fattore tempo e di tutte le garanzie che traduce il lavoro negli interstizi temporali della vita e con ciò favorisce altrettanto significativamente una dinamica di appropriazione delle persone riproduttrici stesse. Dall'altro, gli strumenti della produzione del lavoro sono già nelle mani delle persone, delle persone che agiscono, mente, corpi che si muovono sul tessuto della metropoli, agiscono rapporti tra individuo e comunità. Il motore della valorizzazione e i mezzi di produzione sono spesso direttamente questi. Le nuove macchine sono i talenti, i soggettivi, le competenze, i corpi e quindi le pratiche che vengono avviate a partire da questi strumenti. Perciò il tema diventa anche, dentro le narrazioni delle buone pratiche, quello dell'autodeterminazione e della riappropriazione di mezzi di produzione che sono già nostri e che invece vengono alienati per produrre valorizzazione che non viene distribuita nella crisi economica e nella crisi dello stato sociale. Terzo punto, della dipendenza dal potere. A essa bisogna rispondere soprattutto, innanzitutto, per cercare di dare soluzione politica agli attuali punti di blocco della soggettività, aprire dunque lo spazio sufficiente per favorire processi di soggettivazione improprio. Le esperienze sociali, le esperienze collettive, i processi mutualistici che si stanno tentando sono luoghi dove generare controsoggettivazione. Oggi prevale, pur dentro la ricchezza immensa che viene prodotta, uno sparpagliamento che ancora gioca a sfavore. Perciò il tema delle forme di finanziamento che sottostanno all'autonomia e alla possibilità di autodeterminazione per rompere la dipendenza dal potere sono evidentemente aspetti determinanti. Quarto punto, della praticabilità della vita. Concetto che trago ancora dal libro di Bertel citato prima e che mette in luce, come lei scrive, il passaggio da idee economicistiche di sostenibilità dell'impresa e del lavoro produttivo verso una riconfigurazione concreta di quanto avviene nella quotidianità di chi sceglie stili di vita e dunque di lavoro differenti. Questa praticabilità della vita è fortemente politica, aderente all'esistenza dell'intero pianeta, resistente, conflittuale con il sistema dominante presente. Un'istanza soggettiva e individuale, non individualista, del lavoro che diventa collettività nel suo processo di praticabilità. Si tratta di spostarci da un immaginario onnivoro del lavoro-produzione che sussume in sé uomini e ambiente per farne denaro, a un immaginario del lavoro come partecipazione. Lei dice zoe pensante, oppure potremmo dire zoe centrico con Braidotti, al sistema vivente. Ciò non significa ovviamente astrarsi dalle analisi e dalla critica dei rapporti di produzione in essere, anzi, significa piuttosto aggiornare le vecchie categorie, i vecchi arnesi di analisi ed essere consapevole che la bioeconomia ha reso risorsa la nostra vita e che ciò tende ad esautorare le forme di connessione sociale, punta proprio a paralizzare il gioco della creazione di nuove e innovative istituzioni sociali. L'ultimo punto, il quinto, della povertà e del denaro. Conducendo la ricerca Comunfer abbiamo, lo diceva appunto anche Chiara prima, ritrovato questa resistenza e conflittualità al sistema economicista. Molti non si arrendono all'equazione lavoro, denaro, consumo. Dunque sono solo apparentemente normalizzati. Nel condurre fino a qui la ricerca abbiamo registrato una grande presa di distanza dall'idea della condizione di povertà dal punto di vista linguistico e soprattutto dei cliché che comporta.
affrontare il tema del denaro, affrontare la ricattabilità e il consenso che ne deriva, viene come dire, considerato da farsi, ma in modo estremamente differente. La deprivazione non è un fatto, nuovi sistemi di convivenza fuori dalla famiglia. Così che, concludendo, mi pare di poter dire che le storytelling delle buone pratiche inchiestate e le soluzioni che rappresentano si incuneano esattamente a questo livello della sfida. E a partire da queste tracce penso questo come conclusione al mio intervento: la riduzione progressiva di margini di autonomia e creatività a cui ci sottopone il sistema bioeconomico, la cognizione dell'impermanenza, l'assenza di una reale passione per quello che siamo costretti a fare, in cambio di una retribuzione che non ripaga affatto dello sforzo, disegnano la possibilità di un'apertura, forse, nell'era precaria, introducendo forse la necessità di spingere verso l'era della cooperazione. E con ciò si apre appunto una scommessa tutto politica. E io penso che il divenire donna evochi proprio questo contesto, a partire dall'innesto dell'individuale sul politico, che anche esso apparentemente non appartiene alla grande storia maggiore. Eppure in questo orizzonte tutto assume un valore collettivo. Se nella femminilizzazione del lavoro si è potuto vedere il versante dell'integrazione neoliberale al sistema, che si spingeva a sussumere dentro una precarietà differenzialmente distribuita perfino il soggetto imprevisto, ebbene, il divenire donna del lavoro può rappresentare una postura che consente di scoprire il comune, concetto fondamentalmente critico dell'esistente, e con ciò una prospettiva decisamente antigerarchica e antimeritocratica? E può essere il comune, il confer, qualcosa di simile al coagularsi di progetti autodeterminati, intesi come una formulazione autogovernata del nostro desiderio di prendersi cura delle cose che ci piacciono e del mondo? Quindi inventare, praticare, rivendicare allora una biopolitica affermativa capace di generare una nuova prospettiva entro circuiti autonomi, attraverso tattiche performative e attraverso pratiche costituenti, ecco, credo che questo sia il punto. Grazie.